E dunque, ragazzi, siamo appuntamento settimanale sul Reddit di Brawl Stars. Virus skins, di che cosa si tratta? Ah, letteralmente delle versioni tipo virus 8-bit, ma su altri brawler. Qua abbiamo il bombardino, abbiamo Carl, sì, proprio preciso. Abbiamo Daryl, abbiamo Lou, abbiamo anche Iris, Rico, RT, che visto così è preciso 8-bit virus. Sprout, Surge, carino, Surge tipo ci sta. Essendo un robot, questa variante è molto carina. E anche Tick, pure lui non è male. Certo, avere tutte però skin uguale a sto coso, anche no. Nuovo brawler, Doug, Dog. Cioè, sì, nel senso, nome è un po' confusionario, però il brawler sembra carino, è mitico. Vediamo, andiamo avanti. Abbiamo anche il suo attacco, abbiamo la super. Ma la super è la stessa di Ruffs. Bro, qua c'è un po' di confusione. Ma sapete una cosa? Non vorrei che esista sto brawler tipo in una sorta di Brawl Stars craccato, perché mi sembra fatto fin troppo bene. Non so, vediamo se c'è anche uno screenshot in partita. No, direi di no. Però visto così è figo, ragazzi. Anche se mettere letteralmente un cane non so quanto ci stia, però non è brutto. Io quando realizzo che il prossimo pass sarà nella stagione 20, mi già la 20, ragazzi, ma come? E pensare che io ho iniziato a giocare a Brawl molto prima che arrivassero le stagioni. Fatemi sapere voi da quando avete iniziato a giocare, se vi ricordate anche la stagione proprio. Qua abbiamo questo post. Non so se ci ho già fatto un video su questa cosa nei giorni scorsi. Comunque ritornerà assedio, modalità storica, ritorna assieme a Wipeout. Vi devo dire la verità, non pensavo che caccia al boss fosse stata così fallimentare. Solo l'11% vuol dire che proprio non è piaciuta. È anche vero che effettivamente con tutti i colt che c'erano era un po' particolare, eh? Però dai, un bel ritorno di assedio ci sta. Qua abbiamo una sorta di concept del Brawl Pass, più che altro dei premi bonus, dove noi possiamo scegliere tra una di queste quattro cose. E andando avanti, cos'è che c'è? Bonus reward. Quando completi il Brawl Pass, beh, ogni 500 token hai una di queste cose. Non è male, perché rispetto a come adesso tu scegli una sola cosa, ma ti dà un po' più di roba, no? I crediti cromatici sarebbero anche esclusivi del Brawl Pass. Ci può stare, però io sinceramente lascerei così. Se proprio proprio magari aumentiamo di altri 5 crediti le soglie bonus, che ora sono un po' pochi in effetti. Cose di cui Brawl Stars si è dimenticato. Dimenticato, tra virgolette. L'ultimo update del generatore di map risale a ben 2 anni fa. Ecco, ad esempio, le skin con i punti club. Effettivamente, ottobre 2022, sarebbe ora forse metterne un'altra. Cammino dei trofei a 50.000 coppe dal luglio 2020. Quindi anche qua 3 anni che rimane così. Ma è anche vero, ragazzi, che 50.000 coppe ce l'hanno in pochissimi giocatori. Quindi andare oltre sì, ci può stare, ma non è fondamentale. E stesso discorso per i gradi. Gradi 35 messi 4 anni fa, ma io sono sicuro che almeno l'80% di voi non ha mai fatto un rank 35, quindi andare oltre non ha molto senso, a mio avviso. Beh, qua c'è il concept di questo pin. Effettivamente sto teschietto su TikTok si vede ovunque. Quindi Brawl Stars, se vuoi fare i soldi, metti questo pin. Procediamo, siamo con una place, credo, forse del Fang prende la palla. Ah, beh, particolare. Praticamente il Frank usa la super, ma leggermente prima tira e riesce a far gol. Giustamente il Frank è andato a spaccare i muretti. Molto fatto a caso, però devastante. Ovunque io vada, vedo questo titolo. Effettivamente, ragazzi, ma com'è possibile che è pieno zeppo di gente con sto titolo? Ma non tanto per il titolo, ma per Mortis. Raga, ma io non faccio una partita con Mortis da anni, credo. Mi fa proprio sbocco sto brawler. Procediamo, mi sa che siamo con una place con power up, come dire, un po' particolare. C'è la Bibi che ne ha 20. Vabbè, qua va a killare il Doug, ok. Adesso il nostro bro qua non ne ha manco uno. Vediamo cosa fa per vincere. Che si inventa soprattutto lì nel centro. Ah, ok, così. Beh, arrivati a questo punto direi che oh, però aspetta che potrebbe ritornare la Baby senza troppi problemi. Certo, ci ha messo, bro, ci ha messo 20 anni, ma che è? Però è interessante la place, perché lui è andato a usare il gadget e in questo modo l'ha fatto teletrasportare. Non so se è voluta sta cosa, ma devastante. No, raga, vi ricordate di lui? 4 minuti fa. Lui, ragazzi, fa ogni giorno un disegno su Semino fino a quando non gli aggiungono una skin. E lo fa veramente, l'abbiamo visto nello scorso episodio. E oggi è di nuovo ritornato qua. Pazzesco sto ragazzo, è un grande. Procediamo. Altra place, abbiamo una Bonnie. Attenzione, perché la situa è molto molto scomoda, però è riuscito a sopravvivere. Come ha fatto, scusami? Arrivati a questo punto, no, letteralmente l'hanno chiuso, però con la super è riuscito a saltare in tempo. Vabbè, poi si sono distrutti malamente tra di loro. Tanta roba, ragazzi, GG per lui. Nessuno, le skin di Bo. Ok. Ah, vabbè, sì, no, è andata a prendere nella realtà tutto quello che è Bo e le sue skin. Babbo Natale, anche giustamente robot, dorato, perché... No, aspetta, questa che skin è? Ah, sì, questa, giusto. Procediamo, altra blaze. Allora, senso dominio e siamo verso la fine della partita. La Mandy, ragazzi, la Mandy 99% e in teoria vincono così. Qua la Mandy, ragazzi, ha fatto Ercolpaccio qua per un attimo, non è riuscito a entrare il bro. E vincono così, bello, riga.
E qua abbiamo se i brawler fossero dei cupcake. La nuova schermata di caricamento di Brawl Stars è fantastica. Ve l'ho detto anche io in uno dei ultimi video. Penso che sia una delle schermate più belle. Semplice, ma è fantastica, raga. Ecco, appunto, con l'arrivo di questi pirati, perché usare l'emote del pollice in giù, del pollice in su, quando puoi usare l'uncino in giù o l'uncino in su? Eh beh, ok, altra place che potrebbe essere interessante, perché siamo in sopravvivenza e ci sono due con ben 17 power up. Quindi immagino che rimarranno loro con 17 contro i due azzurri. E infatti direi che così. Tra l'altro il Fang è anche andato a dar fastidio ai nostri bro. Però attenzione, perché ecco rimane da solo a sto punto contro sti due. Come fa a vincere, scusami? Cioè non ha vita, ragazzi, non è possibile vincere arrivati a sto punto. Però lui in un qualche modo per ora riesce a resistere. Barcolla ma non molla. Quale il primo l'ha distrutto malamente. Però lui ancora barcolla ma non molla. Adesso vabbè, ha mollato, ma c'è il Leon. Sì, tu non puoi vincere. Ah beh, se la trollano un po', però potrebbe anche succedere. Il modo forse lo trovano. Non so come, perché, ma per me no, ragazzi, sembra troppo strano. Si sta andando a suicidare, in effetti. Lei il primo lo insegue, torna in vita, immagino, il compagno. Oddio, però mi sa che ha vinto, ragazzi. Mi sa che ha vinto. Non ha avuto veramente senso tutto ciò. Non ci fa vedere. Ah no, ci fa vedere più 9. Non so come sia successo. Qua abbiamo un comset sul Game Mod Maker. Quindi letteralmente andare a creare una modalità di gioco. Si sbloccherebbe a 3000 trofei. Questo sarebbe il menu di creazione, dove possiamo scegliere quali sono gli obiettivi della modalità. Massimo 10 obiettivi. Ma perché in realtà può anche essere carina come cosa, però è un po' particolare, ragazzi. Non funziona. Dai. Però l'idea mi affascina. Procediamo. Abbiamo un'altra place. E no, dai, sì. Non puoi dirmi che, cioè, nel senso, vorresti dirmi per caso che quell'8-bit si era confuso con l'altro 8-bit? No, non lo so, raga. Cioè, alla fine qua, ok, li vediamo tutte e tre azzurri, ma nella partita vera è verde, quindi non può essersi confuso con l'altro 8-bit, no? Però, boh, vai a capire. Ma alla fine avranno vinto? Non lo sapremo mai. Brawl Stars in Mario Kart? Ma aspetta. In che senso? Che, cioè, vabbè, una mod, direi, palese. No, vabbè. Questo sì che è content. Oh, diciamo che questo potrebbe essere un concept di Brawl Stars, se fosse con le macchine. Guarda, con tutti i brawler spaziale. No. Su questa dovrei fare una reaction di un video intero, in realtà. Bellissimo. Guarda che figata. Ma è fatto anche bene. Ma è anche con la stessa voce di Edgar in questo caso. Ma i cubi di energia al posto delle monete. No, se avesse messo, vabbè, forse era un po' too much mettere al posto dei power up, tipo le banane, i gush, eccetera, eccetera, poteri di Brawl Stars, no? Sì, era sicuramente chiedere troppo, però è devastante, ragazzi. Bellissimo, bellissimo. E qua all'inizio si vedeva una sorta di roster dove ci sono tantissimi brawler, anche se tipo questa pianta e lui non c'entra niente. Però tutti gli altri sono brawler. E se non ho contato male sono 43. Ma ci sono anche le skin, tipo questa di Ash. Peccato che non abbia la Nintendo Switch, altrimenti avrei trovato il modo per provare sta roba. Bellissimo. Ecco qua un altro semino. Questo qua di 23 ore fa, quindi quello di ieri, giustamente. Che grande che è. Altro concept che potrebbe avere il suo fascino sugli Star Drop, perché come sappiamo gli Star Drop vengono accumulati con una, 4, 8 vittorie, no? Però qua il bro ipotizza che se tu fai una sconfitta ti va a ricaricare mezza tacca. Quindi per assurdo due sconfitte uguale una vittoria, no? E in realtà non è neanche male, però quello che stavo pensando è che molte persone potrebbero giocare nelle mappe della community, arrivare decimi in sopravvivenza, comunque anche nelle 3v3 a giocare a caso, tanto dici se perdo o vinco non è che cambia tanto, no? Quindi può avere sì il suo fascino, ma un po' sbocco forse. Va bene, raga, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel like per altri episodi, iscrizione con campanellina se siete nuovi. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.